Il nostro obiettivo è proprio quello di trovare uno strumento che soprattutto sia ecocompatibile e quindi sostituisca i metodi di bonifica chimico-fisica che infatti nella realtà devastano il paesaggio e devastano la fertilità dei suoli. Con i nostri metodi basati sulla coltivazione di piante, sulla fertilizzazione organica, noi ci proponiamo invece di non solo di bonificare i suoli ma poi di restituirli all'attività agricola con un livello di fertilità migliorato e quindi fare in modo che i suoli rimangano agricoli e rimangano anche produttivi, perché utilizzeremo delle piante che poi potranno essere utilizzate per produrre energia, per esempio. È un progetto che mira ad assumere una consapevolezza che anche la buona e sana agricoltura, senza riqualificare l'ambiente e bonificare i terreni ormai ampiamente compromessi, non è pensabile farla. Abbiamo attivato con il PSR, sappiamo, le misure agroambientali, le misure per l'agricoltura biologica. Da sola non basta se non ci siano poi interventi rivolti agli amministratori, agli operatori, agli agricoltori stessi, innanzitutto di informazione, strumenti di informazione, ma poi anche attività concrete al fine di consentire anche direttamente a loro una bonifica del proprio terreno. Questo è un obiettivo sicuramente importante, si pone forse la base per un percorso più serio e soprattutto che coinvolga l'intero territorio nazionale. Questa è un'idea progettuale molto interessante, innanzitutto perché prevede che i suoli vengano restituiti al loro uso agricolo e che la bonifica passa attraverso un periodo di transizione, però una transizione tale in cui il suolo può essere ancora fonte di reddito per chi lo possiede. L'idea progettuale, dicevo, è molto interessante proprio perché approccia questo problema a 360 gradi, attraverso, diciamo, le competenze scientifiche estremamente trasversali che vedono coinvolti sia la regione, la facoltà di agraria, ma anche la facoltà di ingegneria, anche la facoltà di scienze, anche la facoltà di economia, diciamo, che possono portare alla messa a punto di protocolli che potranno essere utili per risolvere questo problema drammatico dell'inquinamento dei suoli.